Quando le droghe cominciarono a salire, eravamo dispersi nei meandri del parco alto milanese. In quel momento, l'illuminazione. Dovremmo fare una recensione di paure di Las Vegas degna del film. Sì, andiamo a farlo. Iniziai a scrivere nel buio della mia stanza, col cervello distrutto dall'erba, ma non bastava. Bisognava ricercare seriamente delle droghe e far viaggiare anche i pagliacci che ci seguono. Proporre un paura e delirio a Busto Arsizio. Non avevamo idea di come uscire da quel cazzo di parco e avevamo bisogno di camicia Acapulco che solo lui poteva procurarci. Davo, ciao, senti, ci servirebbe la macchina. E le camicie? E le camicie. Paura e delirio Las Vegas è un film che mi avete chiesto un botto di volte ed è un film che ho sempre voluto analizzare perché è anche uno dei miei preferiti. Ma l'ho sempre trovato di difficile analisi perché sotto allo strato di puro delirio c'è molto di più. Un sottotesto che si può comprendere solo se si conosce la figura di Hunter S. Thompson, scrittore del libro quasi autobiografico da cui è tratto il film. Questa dunque non sarà una recensione come tutte le altre. Oltre ad un'analisi del film parleremo dunque del personaggio e dell'influenza che ha avuto nel mondo del cinema e non. E poi ovviamente parleremo anche di sballo, di hippie e di musica. Paura e delirio a Las Vegas è una pellicola del 1998 diretta da quel pazzo visionario di Terry Gilliam, già coautore dei Monty Python e regista di opere allucinate quali Brasil e l'esercito delle 12 scimmie. Qui ci propone l'apice del cinema lisergico fino a quel momento, e lo fa ispirandosi alle gesta di Hunter S. Thompson, uno degli scrittori giornalisti più scomodi dell'America degli anni 70. Il film infatti, con la scusa di due strafatti che con una macchina cabrio e una valigetta piena di eccitanti, esilaranti e scoppiettanti e che devono andare a Las Vegas a scrivere un articolo su una corsa motociclistica nel deserto, si propone di essere una critica distruttiva al proprio paese, ormai senza speranza. Ormai senza speranza. La distruzione americana di Orazio Alger. Il primo passo era fatto, ora dovevamo cambiarci e andare a raccattare ste con le droghe. Hunter S. Thompson è stata una delle figure più stramboidi che l'America abbia mai avuto, ed erano gli anni 70, gli stramboidi erano ovunque. Era un giornalista su cui non si poteva fare affidamento, ma talmente bravo ad essere essenziale per alcune riviste come Rolling Stone. Nel meraviglioso documentario biografico Gonzo, The Life and Death of Hunter S. Thompson, capirete quale sia stata veramente l'essenza di questo personaggio. Fino ad una certa età non aveva mai provato droghe, ma una volta iniziato ingurgitava praticamente di tutto, prima aprendo le proprie porte della percezione, e poi facendo della droga un uso disperato e quotidiano. La gente diceva che lo vedeva prendere robe continuamente, ma sembrava quasi normale. E chi di voi ha provato i veri deliri dell'LSD sa cosa può voler dire tutto ciò. Hunter era un patriota attivista, politico, un giornalista che andava contro qualsiasi politica, che odiava Nixon e la guerra, ma amava le armi. Un amore molto pericoloso, visto che sparò per sbaglio alla sua assistente. Un amore che lui stesso criticava, ma di cui non riusciva a fare a meno. Amava sparare. Attenzione, la differenza tra nazionalista e patriottico in questo caso è fondamentale. Lui amava il suo paese, ma odiava il punto in cui era arrivato. Si ritrovò in uno scontro tra polizia e neri durante una marcia pacifica. Qui i porci sbirri, come li chiamava lui, menavano le mani a destra e a manca. Un evento che lo colpì profondamente e lo convinse a buttarsi in politica. Per lui l'America era la terra delle opportunità per tutti. Bianchi, neri, gialli, rossi. Tutti erano uguali e avevano lo stesso diritto verso il sogno americano. Quel sogno in cui non si puntava alla ricchezza smodata, ma al benessere psicosociale della classe media. Univa queste cose alla sua idea liberale sulle droghe. Si candidò come sceriffo di Aspen per rivoluzionare il mondo a partire dalla politica della polizia, che secondo lui sbagliava tutto. Il suo programma, che aveva come simbolo una mano ed un peyote, prevedeva anche la coltivazione di campi pubblici di marijuana, in cui ognuno poteva pigliare e consumare liberamente. Intenti del programma Thompson Sceriffo. Aspen, Colorado 1970. 1. Ribaltare ogni strada con martelli pneumatici e zollarle tutte. 2. Cambiare il nome da Aspen a Cicciolandia. Questo eviterà che tirchi sfruttatori e altri sciacalli umani traggano profitti dal nome Aspen. Quei porci andrebbero fottuti, aperti e buttati fuori.
3. Sarà principio generale dell'ufficio dello sceriffo che nessuna droga che valga la pena di essere assunta vada venduta per denaro. Il mio primo atto come sceriffo sarà di piantare nel giardino del tribunale una riserva, in modo da punire spacciatori d'erba disonesti in un'adatta maniera pubblica. Voglio votarlo tipo subito, ma ovviamente perse e nonostante la delusione rimase comunque nel campo del giornalismo. Voleva tirar fuori tutte le magagne del governo Nixon e degli abusi di potere in generale. Hunter S. Thompson era una rockstar senza rock. Faceva dei suoi scritti un modo per comunicare con i giovani, una vita di eccessi ma anche impegnata. E come ogni rockstar che si rispetti, era dipendente dalla sua figura pubblica. Era appena successivo al periodo della Beat Generation, quello di Kerouac, Ginsberg, Burroughs, con cui condivideva alcune idee e gli ambienti. Erano i tempi in cui gli scrittori potevano essere famosi quasi quanto i Beatles. Il suo declino nel mondo della cultura lo fece crollare anche psicologicamente. Diventò sempre più invisibile fino a quando, nel 2005, si suicidò. Inventò il giornalismo gonzo, quello fatto di esperienze personali oltre che di eventi da raccontare, trasformando quello che era solo giornalismo in arte. Anche l'altro protagonista, il dottor Gonzo, non era un devastato qualsiasi. Era ispirato a Oscar Z. Acosta, militante per i diritti civili dei messicani negli Stati Uniti. Due dimostrazioni, insieme alla Beat Generation e ad alcune band musicali del movimento hippie e non, che l'essere un tossico non era diretta conseguenza di un disimpegno e di un intontimento che portava lontano dalle questioni importanti del proprio paese e del proprio mondo. Ultimo passo, devastarci a casa di Ste e finire di girare la recensione. Paura e delirio a Las Vegas, dopo i suoi scritti politici, è la massima dimostrazione di questo concetto. Un viaggio allucinato attraverso i difetti degli Stati Uniti, mascherati da libro-film sballo generazionale. Tutto va colto, niente in superficie, anche perché Thompson doveva e voleva attirare a sé anche quella fetta di giovani che si drogavano e basta. Un po' come Hitchcock, la sua arte, pur essendo perfetta, dipendeva dal parere del pubblico, quindi non doveva essere troppo complessa. Il progetto cinematografico di Paura e delirio a Las Vegas ha origine già a fine anni 70. Era un libro considerato inconvertibile a film, un po' come il pasto nudo di Burroughs. Però è ovvio che se dai il progetto ad un pinco pallino qualunque viene una mezza cacata. Se invece lo affidi a gente come Cronenberg o Gilliam, già la storia cambia. All'inizio pensate che per i due ruoli principali erano stati presi in considerazione niente poco di meno che Jack Nicholson e Marlon Brando, non so se mi spiego. Scartati poi perché erano effettivamente troppo vecchi. Anche Dan Aykroyd e l'immenso John Belushi erano stati presi in considerazione, ma poi purtroppo Belushi venne a mancare. Un altro essere troppo strano per vivere e troppo raro per morire. Icona immortale dello sballo made in America. Con Landis e il già nominato Aykroyd diede vita a un Paura e delirio a Las Vegas più sobrio e raffinato, quel capolavoro infinito di Blues Brothers e di quell'altro capolavoro delirante che era Animal House. Dopo questa prima fase si riuscì ad ultimare un progetto tratto molto vagamente da Paura e disgusto a Las Vegas, basato più sulla figura di Hunter S. Thompson, e nel 1980 esce Where the Buffalo Roam, con niente poco di meno che Bill Murray, che ovviamente interpreta Hunter, e Peter Boyle, la creatura di Frankenstein Jr. Nel ruolo ovviamente del folle accompagnatore. Il film non riscosse molto successo se non in un determinato ambiente. Difatti poi Murray interpretò lo scrittore in molte puntate del Saturday Night Live. Questa prima trasposizione delle avventure del dottor Gonzo è un'opera senza infamia e senza gloria. Un po' come in tempi recenti lo è stato Le cronache del Room, altro film tratto dagli scritti di Thompson e interpretato sempre da Johnny Depp. Where the Buffalo Roam e Le cronache del Room sono film stradivertenti, ma con una politica troppo sottile. È una realizzazione perfettamente nella media. Quello del Buffalo era diretto da Art Linson, che era un produttore più che un regista. Ambedue sono buoni film e buoni documenti sulla follia del giornalista. Anche se per il film con Murray, Hunter stesso scrisse delle scene come l'inizio e la fine, ma che purtroppo non vennero mai prese in considerazione. Dunque, negli anni 90, la sceneggiatura, già in ballo da 12 anni, venne affidata ad un regista e fumettista, Alex Cox. Un regista abbastanza cult degli anni 80, che divenne famoso con Repoman e poi con il film sugli ultimi giorni del leader dei Sex Pistols, Sid Vicious. Sid e Nancy, appunto. Opera interessante anche per chi sia solo vagamente interessato alla band o al punk in generale. Cox il punk lo ha sempre rappresentato bene, ma ci voleva qualcuno di meno british e più critico in generale verso il proprio paese. E per realizzare tutto ciò, chi meglio di Terry Gilliam, che nel 2006 rinuncerà anche alla cittadinanza americana, approfittò di un litigio tra Cox e la produzione per prendere in mano la sceneggiatura e cambiare completamente il copione scritto dal collega, dando così vita al Paura e delirio a Las Vegas che tutti conosciamo. Un progetto ambizioso realizzato a stretto contatto con Thompson. La diatriba per interpretare
interpretare Raoul Duke era tra John Cusack e Johnny Depp, due tossici scassoni della Hollywood dei primi anni 90. Ma poi lo scrittore disse che non c'era nessuno di più perfetto di Depp e indubbiamente si divertirono un botto insieme. Benicio del Toro, con la sua possenza fisica e la sua bravura, completano perfettamente la coppia, che per me è una delle migliori che il cinema abbia mai avuto. Depp, come fece Murray anni prima, passò dei mesi a stretto contatto il giornalista per entrare al meglio nella parte. E non voglio nemmeno sapere cosa si siano calati quei due in quel periodo. Farmi un acido con Thompson, così come fumarmi una stagnola con Burroughs, o mangiare una fetta di torta alla ciliegia con David Lynch rimane uno dei miei sogni irrealizzabili e irrealizzati. Terry Gilliam, che è sempre stato uno fissato con le droghe e la confusione, è un attore che faceva della fantasia, della scenografia barocca e della sua estetica fiabesca uno stile inconfondibile. Basta vedere le collaborazioni con i Monty Python o i suoi film minori di allora come Jabberwocky o I Banditi del Tempo, ma anche le sue distopie più critiche come Brazil o L'Esercito delle 12 Scimmie, film che distruggevano l'essere umano e il sistema come poteva fare nella fantascienza Aldous Huxley, altro romanziere tossico fino al midollo. Dunque Paura e Delirio a Las Vegas è forse il film più distante dal resto della filmografia del regista, nonostante ne mantenga l'essenza, la stessa rivoluzionaria di Thompson. Ed è per questo che è riuscito a realizzare un vero capolavoro. Un uomo esattamente come Gonzo, deluso dagli Stati Uniti d'America ma con lo stesso senso dell'umorismo e un'estetica esagerata fuori dagli schemi. Gilliam, con l'ausilio della rappresentazione della droga, è riuscito a portare il suo macabro mondo magico a Las Vegas. E i suoi due eroi sono sconclusionati e pieni di difetti, esattamente come quelli dei suoi film precedenti. Su un momento gli estimatori di Thompson erano sicuramente straniti dal fatto che fosse proprio Gilliam a trasporre il libro, ma poi ripensandoci avranno capito che non c'è nessuno più adatto di lui. Difatti, anche se in genere non paragono i film ai libri da cui sono tratti, si può dire che Gilliam sia riuscito a dirigere una delle trasposizioni più efficaci e pertinenti. Hanno proprio la stessa essenza. Ambedue nel loro modo riuscivano proprio a portarti dentro i deliri della droga e a farti rivivere, a te che le hai provate tutte o quasi, tutti i momenti salienti e disagianti dell'interagire da strafatto di allucinogeni in un mondo completamente sobrio. Questo lo vediamo già dall'inizio, dal suo arrivo in hotel, quando il cartone comincia a salire. Il sudore densissimo che inizia a ricoprire il tuo corpo. Cerchi di atteggiarti normalmente, anche se tu sai che gli altri sanno che sei strafatto, anche se probabilmente non ti stanno cagando minimamente. E il tutto piano piano inizia a modificarsi. Le texture della vita fondersi. Il sentire dire agli altri ciò che stai pensando di dire tu. Vuoi sapere se ciò che stai pensando lo stai veramente dicendo o è solo un po' più dopo. Le distanze che aumentano. Le persone che scompaiono per pochi secondi, ma a te sembrano di mare. Tuoni che si modificano e si amplificano. L'immergersi in un viaggio e poi tornare di botto alla realtà. Riprese semplici ma che rendono perfettamente l'idea del trip. Soprattutto quando sale, come nella scena col parcheggiatore, quando prima il viso gli si modifica e poi la ripresa dal basso gli distorce il viso. La fantasia della carta da parati che sale sui pantaloni del tizio. Il dottor Gonzo che muove la bocca freneticamente ma il suono non va a pari. Il fotografo che all'improvviso diventa un militare. Le insegne del casino distorte. La vecchia della hall e il volto liquido. Tutte sensazioni che chi si sia mai fatto un viaggio come si deve sicuramente riconoscerà. Ed è anche per questo motivo che questo film è diventato così famoso all'interno della cultura della droga, perché è visivamente e sonoricamente perfetto nella riproduzione di determinati effetti, della paranoia, del disagio. Mi ricorda vagamente un diciottenne ad Amsterdam. Vi assicuro che non avete mai provato la vera paura e la vera angoscia se non vi siete mai ritrovati in un bad trip. Ma poco importa, perché siamo a Las Vegas, la patria dell'eccesso, il luogo simbolo della distruzione del sogno americano. Il bagnare la bandiera con l'etere non è assolutamente casuale. Qui chiunque il sogno americano lo cerca nel modo sbagliato, nel luogo sbagliato. Il sogno americano non è arricchirsi subito col gioco d'azzardo, fallendo e ottenendo il risultato di arricchire solo chi è già straricco. Il sogno americano era il benessere, l'uguaglianza data dal vivere in una terra piena di opportunità. Qui è spettacolarizzazione dell'inutile, del futile, dell'avere e non dell'essere. E ok, il merito di Thompson e Gilliam è stato quello di farci vedere quanto in realtà possa essere divertente vedere due tossici persi agire in determinate situazioni. I parcheggi, il concerto a cui vengono cacciati dopo due secondi, il dottor Gonzo che non riesce a scendere dalla giostra, è veramente tutto divertente e meraviglioso. E vogliamo parlare di tutta la situazione adrenocromo? Mi pare che tutto il trip l'abbiano girato, ma poi hanno deciso di non inserirlo. Benissimo così, deve rimanere irrappresentato. Tra l'altro, con tutta probabilità, Thompson l'adrenocromo non l'ha mai provato. Da quel che dice la sempreverde Wikipedia, non ci sono testimonianze di un uso ricreativo di questa sostanza. Anzi, si pensa sia derivato da un'esperienza con lo stramonio, la Datura stramonium, che è una pianta terribile che dà allucinazioni terribili per oltre 24 ore. Peccato che questa pianta sia pericolosissima, la concentrazione del principio attivo varia tantissimo da foglia a foglia. E la differenza tra un'overdose, e quindi la morte, e lo sballo è davvero sottile. Gilliam spara i colori al massimo.
riempie la scenografia di personaggi ed oggetti, crea e distrugge gli ambienti. Gli elementi, per quanto siano esagerati, sono coerenti e perfetti, fusi perfettamente con le riprese fuori asse tipiche di Gilliam, che proprio ci fanno entrare nella visuale dei due protagonisti. Gilliam piega perfettamente il cinema alla volontà della droga e la droga alla volontà del cinema, un po' come farà poi Gaspar Noé con Enter the Void. Gli attori poi sono perfetti. Duke è scritto da Dio, ovviamente, e anche il personaggio ispirato all'avvocato, non so come sia stato veramente nella sua vita, ma è veramente esagerato e coerentissimo. Quei classici bulli attaccabrighe che in realtà popolano le discoteche, ricolmi di droga, solo negli anni 70. I due sono questi, una rappresentazione immortale dei tossici che ci sono anche adesso, quelli che sopravvivono alle epoche in nome dello sballo. Gente che ora, già dal movimento hippie in poi, ha fatto prevalere la droga sul principio per cui si assume. Solo che le ore due, oltre alle vicende del film, erano degli attivisti politici serissimi. Combattevano davvero per qualcosa, sì, con giusti momenti di viaggi puri e relax, come ci appare questo infinito trip di paura e delirio a Las Vegas. Un trip assurdo con eventi assurdi compiuti da gente assurda. La follia raggiunge qualsiasi ambito, arrivando a riflettere sull'essenza delle persone che queste cose hanno giustamente paura di farle. Arriviamo anche al metacomunicativo, quando Depp incontra lo scrittore Thompson al Matrix. Questa è la parte in cui si descrive la San Francisco di fine anni 60, anni in cui lo scrittore è diventato ciò che è, ma gli ha anche garantito un futuro nel grigio e nell'ombra. Un singolo momento cinematografico di pochi secondi che riassume l'essenza dello scrittore, lo stesso scrittore che ha provato a cambiare l'America. E vogliamo parlare del raduno antidroga, la scena in cui Duke si rivolge verso la videocamera e ci interroga come se ci stesse chiedendo: ma le sentite queste cazzate che stanno dicendo sti qua? Quello sguardo è diretto a noi consumatori, che siamo costretti a sentire queste puttanate ormai quasi tutti i giorni. Puttanate che in questo periodo in cui si sta discutendo in Parlamento per la legge sulla legalizzazione sono praticamente ovunque. Non so se avete letto l'articolo di qualche settimana fa della Stampa in cui si diceva che l'erba provoca 500 morti all'anno. In realtà no, non ne provoca neanche uno. Però in TV ci sono le pubblicità degli alcolici con i loro mondi lussuosi e lussuriosi, te lo fanno annusare e poi ti dicono di bere responsabilmente. Ecco, controllate le statistiche per i morti d'alcol invece. In Romania, ad esempio, ve lo dico giusto perché ci sono stato qualche settimana fa, tutto è sponsorizzato dagli alcolici. Le sigarette sono vendute nei supermercati con tanto di slogan. Molto male. Ma se ti beccano con una canna, ti arrestano. Molto male. C'è decisamente qualcosa che non va in questo mondo. Un film ambientato negli anni 70 che si rispetti non può che avere una soundtrack spettacolare. E questo film non è da meno. I Jefferson Airplane, ad esempio, sono uno di quei gruppi che fa eiaculare arcobaleni psichedelici a rotta di collo. E per me Surrealistic Pillow rimane uno degli album più belli della storia. Ma di questo non ve ne parlerò io. Ah, e dovrei parlarne io? Ok, facciamolo. Ma quanto tempo è passato? Vabbè. Ah, già, la parte musicale. Come immaginate, la soundtrack è un perfetto spaccato del periodo in cui Duke e Gonzo vivono. I nomi che appaiono, in un modo o nell'altro, sono il meglio del meglio del meglio che potevi aspettarti in quel periodo se te ne stavi nel Nevada in un'auto strafatto come un camaleonte. Fermo restando che i camaleonti non si drogano, però questo è un altro discorso. Essendo quasi un resoconto storico, la musica spazia su tre generi diegetici di quel periodo. Diegetici tanto per loro quanto per noi. Musica sinfonica e ambient, jazz, bebop, blues, rock e rock psichedelico. Come in tutti i film di Gilliam, l'onirico si riflette in tutte le sue forme, visive, tematiche e in questo caso quindi anche musicali. Oltre al fatto che è andato a disturbare Richard Wagner con la cavalcata delle Valchirie, troviamo la cover degli Holly Ridge String di Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. I Beatles ovviamente non potevano assolutamente mancare in questa escalation di follia, ma qui li troviamo solamente in chiave strumentale, da suoni un po' più ovattati, un po' più Monty Python classico, diciamo, come se ce ne fosse bisogno in una canzone del genere che è già molto parco giochi, ma sì, a Terry non basta mai. Troviamo anche Elmer Bernstein con Thinking of Baby, un bel gezzone potente che potremmo vedere più iconicamente parlando in un film gangster. Ma la tromba che sentiamo così un po', diciamo, strizzata e tirata ricalca perfettamente l'andatura che il nostro duo tiene durante le loro camminate. E lui, questo Elmer,
Chi diavolo è, penserete? Uno qualunque? No. Chi è sto tizio a cui affidano un jazz per un film del genere? Ma niente, lui ha composto qualcosina per qualche piccola produzione, insomma, un po' di nicchia, tipo I Magnifici 7, La Grande Fuga, I Dieci Comandamenti, Taro nella Pentola Magica, Ghostbusters 1, Una Poltrona per Due, L'Aereo Più Pazzo del Mondo, Heavy Metal, Un Lupo Mannaro Americano a Londra, The Blues Brothers, Animal House. Insomma, quattro cosette proprio. E poi arriva il degenero. Ma dove... Ah, siete qui. Una suite in tre parti, Drug Score, di Ray Cooper e Tomoyasu Otei. Forse la cosa più interessante di questa prima parte. Le musiche sono composte specificatamente per le scene dell'acido, del flashback e dell'adenocromo. Quindi ecco, sono un miscuglio, diciamo, di un rock più pestato con suoni più psichedelici e noise. Quasi al limite di un primordiale industrial. Metti insieme un inglese, un nipponico e ti compongono un ordinato caos melodico in chiave rock. Ecco cosa fanno. Tre veloci tracce che scivolano sotto le immagini in movimento, raccontandoti lo stato emotivo di chi interpreta la scena. Per il tono autobiografico con il voiceover di Duke, il regista pensò bene di dare una connotazione quasi noir al narrato. Ovviamente il film non è un noir, ma l'esaltazione del personaggio di Thompson, scrittore che fuma con il bocchino, sempre alla ricerca dell'articolo interessante, che se fa la bella vita tra cocktail, donne, gioco d'azzardo, viaggi, potremmo vederlo quasi bene interpretato da un giovane Humphrey Bogart. E anche qui non ci sprechiamo con del pop anni 50, che presumibilmente è quello con cui la coppia dei nostri protagonisti è cresciuta. Era la musica super, quella già affermata negli anni 70, non l'avanguardia, entrando nell'immaginario collettivo, un po' come per noi tipo Celentano. L'ho letto davvero? Ah, va bene. Poteva fare quello che non cita nomi grossi? Out Islanders, Moon Mist, Billy May alla tromba. Un arrangiatore che ha lavorato con gente del calibro di Sinatra, che ci inebria di trombe e cori angelici, tipo l'aria è calda, arancione, sto su una nuvola che si scioglie come ghiaccio in un cocktail. Morbidissima. Naturalmente tutti gli altri di questa sezione sono anche lì nomini. Abbiamo Mr. Tom Jones, It's Not Unusual, Robert Goulet, My Love Forgive Me, Wayne Newton, Strangers in the Night, Debbie Reynolds, Tammy e Perry Como con Magic Moment. Abbiamo inoltre le Lennon Sister con My Favorite Thing e tutte queste tracce mediamente sono molto caramellose, molto daccari alle orecchie, un po' perché sono del dopoguerra e un po' perché inserite in questo contesto sono molto di contrasto per le scene che vediamo, dato che comunque sono tutte voci molto pulite che richiamano tempi ben più lontani con un benessere che era ben diverso da quello del periodo 60-70. E infine c'è la chicca di questo genere, che è i Dead Kennedys con Viva Las Vegas. Ovviamente la canzone originale è di Elvis Presley. L'idea era di prendere quindi una super canzone storica e utilizzarla però rivisitata in chiave Dead Kennedys, quindi in chiave anarchic punk, per fare da trade union tra i due momenti storici musicali, quello puramente rockabilly e quello punk di noi giovani del 98. E infine arriviamo alla parte che più mi appartiene, quindi quella hard rock e psychedelic rock. Con quest'ultima parte non potevamo mica perderci una delle icone più importanti, forse, del movimento flower power di quel periodo. Parliamo quindi di Janis Joplin, con la sua prima band The Big Brother and the Holding Company, con le canzoni Combination of the Two and Ball and Chain, all'esordio della sua carriera con la sua prima band texana, prima di intraprendere la sua carriera solista, e io ho un amore sfegatato tra l'altro per lei, quindi ero già contento quando l'ho sentita. Il sound di tamburelli e ripetuti giri classici dello psychedelic rock, mischiati a dei vocalizzi quasi più simili allo scat, sono utilizzati per rendere perfettamente quell'idea hippie da concerto, Woodstock, eccetera eccetera. Abbiamo inoltre due canzoni sul viaggio, una non bastava di certo, un tema tra l'altro in questo film molto importante, ovvero quello del piglia una macchina e vai, santi Dio. Bob Dylan con Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, un degenerante testo no-sense dettato da colori lisergici. E comicamente è la canzone forse più sensata che troveremo in questo film, per la situazione di viaggio dei nostri protagonisti. Collegata a questa troviamo Buffalo Springfield con Expecting to Fly, e chiamiamo anche Neil Young, che tanto siamo già lì, che ci costa. La malinconia di questa canzone ammazza forse un po' i toni, dato che essendo una folk band, tratta di una coppia che si lascia. Forse la scelta di mettere questa canzone è stata dettata più dal sound che crea, piuttosto che il testo, che fa un po' da risveglio sulle nuvole, tutto molto ovattato, molto azzurro, forse richiamato anche dal video che è uscito appunto su quella canzone, che è un viaggio in auto tutto virato al blu. Beck Bogart Appice con Lady, il super gruppone capitanato da Jeff Beck, che ci fa dei bei riffoni classici d'hard rock
che ci ricordano forse i primi Black Sabbath. Poi abbiamo The Youngbloods con Get Together, i Three Dog Night con Mama Told Me Not To Come e gli Ohio Express con Yummy Yummy Yummy, famosissima, che un po' ci porta quella fame chimica, perché la parola yummy un po' ci riporta qualcosa di succoso, di buono, perché questa canzone sì parla dell'amore, ma appunto come qualcosa di buono, dolce, che non poteva mancare. Qualcosa di buono che ti inebri la testa. Forse stiamo parlando ancora di droghe, di acidi? Può essere. Ovviamente stiamo parlando comunque dell'amore, gli effetti a grandi linee non sono molto diversi. E questo trio e questa canzone in particolare ci piacciono, non potevano mancare. Restando sui nomi molto grossi, abbiamo i Rolling Stones con Sympathy for the Devil e Jumping Jack Flash. Ed è un po' come se Mick Jagger avesse dato voce al degenero e alla curiosità di Thompson. Abbiamo anche Eric Clapton con gli Yardbirds e la canzone For Your Love, successone del 1965, un misto tra i Cream e i Beatles, un testo classico da Fab Four, da cui hanno preso ispirazioni per le tematiche psichedeliche, ma ancora attaccate alla tradizione sonora folk blues. E infine arriviamo ai Jefferson Airplane, con Somebody to Love e White Rabbit. La prima appare effettivamente durante un concerto dei Jefferson. È puramente pittorica come immagine. Volevate Woodstock? Eccola lì. Questo si voleva fare e questo si è fatto. È la canzone che forse più incarna tutto l'immaginario hippie, pace, amore, Summer of Love, eccetera, eccetera, che ho io, che abbiamo noi, che spero abbiate anche voi. La seconda canzone, invece, è l'altra parte di Woodstock, quindi sto parlando di White Rabbit, quindi di una Woodstock più in stile Lewis Carroll. E non è che forse parla di Alice, no, no, parla esattamente di Alice. Di Alice, il Bucalifo, la regina, lei che rincorre il Bianconiglio e tutti gli altri personaggi e le sue storie. Tra momenti di gigantismo e di rimpicciolimento dato da funghi e pillole. Tutta la canzone vuole richiamare, per sua stessa costruzione, quel momento di cosmo mentale che fa capolino tra le vostre sinapsi quando siete sotto qualche sostanza. La batteria jazzante per la salita degli effetti sta anche un po' a metterti quell'attenzione iniziale. La voce che va in continuo tra veloci parole o rallentandosi, come se stesse gonfiandosi o sgonfiandosi, e gli strumenti entrano piano piano fino all'esplosione finale vocale che si conclude subito dopo l'apice senza un effettivo fade musicale. In conclusione, è un po' come quando stai per andare a un concerto e in macchina ti spari tipo tutti gli album, tutte le canzoni famose di quel gruppo che stai andando ad ascoltare, perché quelle canzoni perché quelle canzoni ci devono essere. Ha preso esattamente quello che si voleva prendere. E non ne ha prese poche di canzoni. E le ha messi tutti per ricreare quell'immaginario, appunto, da Summer of Love, da post Summer of Love, di un ipotetico trentenne con questo ricordo malinconico che era davvero pazzesco comunque. E perfetto, tra droga buona e gente interessante. Era tutto perfetto. E quindi... E di questo? Terry Gilliam e Hunter S. Thompson hanno quindi dato una descrizione perfetta della devastazione in tutti gli ambiti. I nostri antieroi sono orribili ma amabili, sbagliano nel giusto e fanno cose giuste nello sbagliato. Perfette rappresentazioni di ciò che si deve e non deve essere. Spero che anche voi ora, cari telespettatori, che avete una visione più ampia e una descrizione del personaggio, possiate capire meglio il film. Capirete tutta la situazione al raduno degli sbirri, le immagini degli anni 60 che compaiono nei titoli di testa e ovviamente nei pensieri del protagonista e narratore. E tutte le battute che sembrano solo divertenti, ma nascondono molto di più. Paura e delirio a Las Vegas è un capolavoro. Un film simbolo di una generazione distrutta e che continua a distruggersi. Una parabola sull'America drogata e non. Un'opera immortale e indistruttibile, sottovalutata nei suoi significati, fraintesa nel suo essere. Un'opera di controinformazione che deve essere considerata un pilastro del cinema. Che cazzo stai facendo tu? Quando staccano la testa al coniglio, ora non tirare nella vasca. Ma sei impazzito? Fallo! Pronto?